Allora, l'argomento del giorno è Brahim Diaz. Ve ne avevo già parlato qualche settimana fa. Mi ero avvicinato a parlarvene quando si sentiva forte l'interesse del Milan. Poi l'abbiamo un po' snobbata come cosa perché è diventata ufficiale ed ero indeciso se fare un video ufficialità o se proprio lasciare quel video là, visto che ne parlavo come se praticamente fosse ufficiale, tant'è che da lì a poco lo è diventato. Oggi scelgo di tornare a parlare di Brahim Diaz perché qualcosina da dire ho e perché soprattutto sappiamo che il nuovo acquisto del Milan è un acquisto che giocherà una stagione al Milan e poi Dio vede e provvede, perché non c'è un diritto di riscatto, non c'è una postilla di recompra, non c'è un obbligo di riscatto, non c'è niente di ufficiale, semplicemente va al Milan un anno e dopo un anno torna al Real Madrid. Certo, niente e nessuno vieta al Milan di provare a riprenderlo, assolutamente no. Però in questo momento questo è il contratto che gli è stato offerto, questa è la trattativa che è stata messa in atto e così Brahim Diaz si sposta al Milan. Quindi facciamo chiarezza e andiamo per gradi. Innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale, mi raccomando, perché chi non sa iscrivere al canale non arriva a Natale, ma soprattutto ragazzi miei, se questo canale raggiunge i 100.000 iscritti entro il 30 ottobre prendo un biglietto per la Malesia tipo e vado dall'altra parte del mondo. Quindi mi raccomando, vado a fare le interviste agli abitanti che tanto di Fazio e di Juan Jesus. Detto questo e essendo partiti per gradi, il discorso di Brahim Diaz è un discorso che sinceramente però non vado dall'altra parte a concepire riguardante il pensiero di alcuni tifosi del Milan. Ho sentito tante critiche su questo acquisto in quanto si pensa che il nuovo esterno trequartista, insomma fantasy, chiamatelo un po' cazzo vi pare, del Milan non sia a livello di giocare titolare in una squadra come il Milan. Io credo che il Milan in realtà non avesse bisogno di un trequartista o di un ala titolare, in quanto già quest'anno giocatori come Çalhanoğlu, come Rebic hanno dimostrato di essere pronti per fare titolari nel Milan. Poi dipende quello a cui ambisci. Se vai a vincere l'Europa League, il campionato e la Coppa Italia, allora in quel caso alzo le mani e dico no, probabilmente con questa squadra, con questi giocatori non fai il triplettino. Però vi devo dire anche che c'è la Noglu post-Covid, poi bisognerà vederlo anche adesso, però post-Covid è un giocatore che ogni partita fa un gol e un assist e penso che questo sia sotto gli occhi di tutti. Vi ricorderete le elevatissime prestazioni di Çalhanoğlu. Leao è un giocatore che quando è entrato in campo il piede ce l'ha messo sempre, ha dimostrato di poter essere un buon calciatore per il futuro. Rebic è esploso definitivamente ed è diventato un bomber per il Milan, un giocatore che praticamente segnava ogni gara e si faceva vedere sempre in avanti. Quindi credo che Brahim venga più che altro, vada più che altro per fare il rincalzo, che è il giocatore che quando ti serve lo metti in campo, anche perché è uno di quelli che lo puoi mettere a trequartista, lo puoi mettere alla destra, anzi alla sinistra, lo puoi mettere alla destra, lo puoi schierare su tutto il fronte offensivo. Certo non puoi metterlo centravanti, ne perderebbe abbastanza, però è uno di quei giocatori rincalzo che è perfetto per lo stile di gioco di Pioli e per come Pioli vorrebbe affrontare il prossimo campionato. Qual è il nodo negativo? Il nodo negativo, ragazzi miei, è la trattativa come è stata conclusa, il fatto che sia un prestito secco e che quindi necessariamente tutto questo porterà il Milan ad avere un problema. Ora, ho visto, ho letto, diciamo mi sono studiato ampiamente la situazione e ho capito che nel contratto c'è una postilla che dice se il Milan vuole incontrare il Real Madrid durante l'anno per riparlarne può farlo, va bene, ma sono d'accordo con voi. Il discorso però è che se ne parla sempre da zero, quindi si va a parlare come se Brahim Diaz fosse un giocatore totale del Real Madrid, quindi come se il percorso di Brahim Diaz al Milan, quindi quello fatto in 6 mesi, in 7 mesi, in 5 mesi, in 9 mesi, quando vi rincontrerete, non sia servito sostanzialmente a nulla, perché il Real Madrid vede che Brahim Diaz è forte, può tranquillamente contrattare, può tranquillamente trattare come se Brahim sia un giocatore 100% del Real Madrid, perché questo effettivamente è. Quindi il fatto che si incontrino a metà anno potrebbe aiutare il Milan un pochino a modellare la cifra che poi andrà a pagare a fine anno, che pagherà già tra 6 mesi, quindi magari tra un anno ovviamente poi lo perdi. Però dall'altra parte è una trattativa che chiusa in questo modo sa molto di De Olofeu, e è la stessa cosa che vi dissi di De Olofeu. Vi dissi, ragazzi miei, De Olofeu è forte, De Olofeu è bravo, ma che De Olofeu fosse forte lo sapevamo tutti, non a caso aveva appunto fatto delle stagioni al Barcellona, non a caso l'Everton l'aveva pagato diversi milioni, non a caso era stato per tanto tempo sulla bocca di tutti e aveva pure guadagnato per qualche gara la maglia della nazionale, quindi non era un caso, ok? E vi dissi al tempo, 3 o 4 anni fa, avere De Olofeu in squadra è ottimo perché ti aiuta oggettivamente, però questo è un giocatore che con 16, 17, 15 milioni in questo momento ti porti a casa, prendilo subito perché tra un anno tu l'hai reso forte
E poi ti chiedono 30 milioni, te ne chiedono 25, quindi in quel caso poi non vale più il gioco, non vale più spendere soldi, ok? Diventa abbastanza inutile perché poi non te lo danno più, sparano cifre altissime. Ed effettivamente poi il Barcellona fece così, disse no, noi addirittura ce lo teniamo, almeno che non ci è dato un botto di soldi. Poi te lo fa, disse senti, io sto al Barcellona, magari non è che sto tornato all'Everton, tra l'altro poi parleremo anche di Everton in questi giorni. Sono al Barcellona, quindi nel senso mi interessa relativamente poco ora rimettermi a trattare. Ricordiamo che Brahim Diaz comunque è di proprietà del Real Madrid. Se questo quest'anno arriva in Italia e fa una cosa come tipo 10 gol e 10 assist, che è un rendimento molto alto, okay? Soprattutto per un giocatore giovane, per un debuttante, per un giocatore che deve dimostrare ancora tutto. Il Real Madrid a finale dice: senti, sai che c'è? Io ti tengo, voglio darti fiducia. Ovviamente non sarei il titolare, ma voglio darti fiducia. Dall'altra parte Brahim Diaz dice: ma porca troia, ma scusami tanto Milan, ma dobbiamo trattare da zero. Io comunque mi sono trovato bene a Milano perché magari mi sono trovato bene. Però Brahim Diaz, che sono io, vuole, diciamo, competere ad altissimi livelli. In questo momento poche squadre al mondo possono permetterti di competere ad altissimi livelli. Il Real Madrid è una di queste, quindi secondo me andrebbe, non dico quasi a strizzare l'occhio al Real Madrid, ma poco ci manca, anche se poi ovviamente l'umore conta tanto. Basti vedere appunto che Sanchez voleva andare via dallo United, è riuscito a svincolarsi, andare all'Inter. Smalling sembra stia tornando a Roma e lo United tirava un pochino la corda e voleva 20 milioni, la Roma non offriva 15-16, adesso addirittura pare che per 12-13 più eventuali bonus tornerà a Roma. E lo stesso Mkhitaryan l'altro ieri ufficialmente, ma lo sapevamo già da un paio di mesi, si è svincolato ed è quindi ufficialmente rimasto a Roma a parametro zero. Quindi sì, è vero che sotto alcuni punti di vista questo conta tanto, però gli esempi che avevo fatto io di Sanchez, Smalling e Mkhitaryan sono esempi di tre giocatori che erano fuori dal progetto per altri motivi. Invece Brahim Diaz, che a mio modo di vedere è molto forte, che a mio modo di vedere è uno di quelli che ha una fantasia non indifferente, tanto dribbling, tanta forza di volontà, tanta corsa, tanta voglia, e che in campo potrebbe veramente dimostrare di essere una pedina importantissima per il Milan. Ecco, Brahim Diaz è un giocatore giovanissimo che è stato pagato una stronzata, ma veramente veramente poco. Sì, una stronzata, volevo dire, riformulo: Brahim Diaz è un giocatore veramente forte che è stato pagato tanto dal Real Madrid, non so perché ho detto veramente poco, ma era un attimo rincoglionito. È stato pagato una cosa di tipo 17 milioni di euro, un investimento importante. Tra l'altro, prima del Real si è fatto anche il City. Forse, 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 se fosse stato il Milan, avrei provato a fare il colpo, quindi prestito con diritto di riscatto. Magari anche a cifre alte, magari anche a 35 milioni di euro, ok? Però secondo me quello ti permette di avere un tetto di sicurezza, perché se questo arriva qua e poi dimostra di valere 30, 35, 40 milioni di euro, tu lo perdi. L'esempio lampante che mi viene da fare è su Theo Hernandez. Un anno fa si parlava di Theo Hernandez come un giocatore che sarebbe potuto andare al Milan in prestito secco. Ecco, se Theo Hernandez fosse andato al Milan in prestito secco, probabilmente il Milan quest'anno l'avrebbe pagato 50 milioni, oppure l'avrebbero venduto a qualcun altro a 50 milioni, un po' come successe con Bakayoko al tempo. Perché ovviamente, oppure Real Madrid se lo sarebbe proprio tenuto, perché quest'anno, ragazzi, secondo me Theo Hernandez si è dimostrato essere uno dei migliori terzini sinistri al mondo, comunque in top 3. Proprio per questo, secondo me, prendere un giocatore in prestito secco, soprattutto se è giovane, soprattutto se è sulla falsa riga di Brahim Diaz, non conviene mai. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io, come acquisto, voglio dare 6. 6 perché il giocatore è forte, però in prestito secco sostanzialmente stai facendo la puttanella di un altro club, stai facendo crescere qualcun altro. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, tantissimi c'è qui sotto, grazie, buon ciao all'Allen come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.